cominciamo con il Partito Comunista. Il Partito Comunista è stato subito contro la rivolta. Praticamente fin dal primo è stato contro soprattutto a livello ideologico, perché a livello pratico non poteva fare granché. Per esempio lunedì dopo l'uccisione c'erano due cortei. L'uno è stato organizzato dal Partito Comunista, che in qualche modo è arrivato fino a Sintagma tramite Viuce, perché nell'area sono succedevati tutto. E praticamente sono arrivati a Sintagma e poi sono andati via in corsa, di corsa. Mentre altre volte, insomma, nel movimento degli studenti o anche nel movimento operaio, ha avuto la capacità di reprimere tutto ciò che andava fuori dal suo controllo. Questa volta non ce l'ha fatta, cioè la sua potenza era molto visibile. Negli ultimi anni si è visto che il Partito Comunista non è tanto, cioè, non è interessato, non so, di espandersi, Che chiami quella schivace, pensavo, ma sì. Di allargare il di allargare consenso. il consenso, ma di compattarsi e di conservare le proprie forze. Diciamo che l'altro partito, sì, ha avuto una posizione più ambigua, nel senso che da una parte ha cercato in qualche modo di cavalcare la protesta, insomma, comunque per allargare i suoi consensi, fin dall'inizio ha condannato quello che è successo, ha riconosciuto che comunque le proteste erano legittime e giuste, insomma, però dall'altra parte ha cercato di dissociarsi Dalle violenze, dall'estremismo, diciamo. insomma, dagli atti estremistici, ha denunciato quelli che hanno provocato i danni. Chi chiede un problema delle critiche non si Ed è schiacciato. stato ha subito molti attacchi da parte degli altri partiti, soprattutto Criticato con quale? dal Partito Comunista. Che Insomma, per una promozione di vasto si sa buonasera, ma dici se si siete mette più, che se può, se si si grucchia, come che si grucchia. sgrussis. Potrei la dizione poter venire tosso ksekathare stas tis vasto, assumma. Proprio anche nel movimento studentesco ha cercato di cavalcare la protesta e ha subito degli attacchi, nel senso che secondo molti copriva le azioni violente, insomma. In qualche modo per i media di destra è una specie il riferimento politico degli anarchici, Ma non lo insomma, è. non lo è, fa ridere. Ma Comunque, vorrei aggiungere una cosa per quanto riguarda la base di Syriza, che forse sicuramente una parte della sua base ha partecipato alle proteste e forse anche agli scontri con la polizia. Così anche il partito, insomma, si è trovato in una anche in un Anche nel suo interno ci sono stati degli scontri. Sarebbe anche un po' sbagliato dire che si batte per i diritti degli immigrati. È un partito che vuole rintrodurre una politica di tipo socialdemocratico e che può in qualche modo integrare tutte queste fasce della popolazione che adesso sono emarginate e che potenzialmente possono diventare pericolose. Nei sondaggi vedo, insomma, nei sondaggi è un consenso di quasi 10%. Una coalizione di partiti, vari partiti, formazioni di sinistra. Poi non è detto che loro vogliono effettivamente partecipare ad un governo, perché comunque sono intelligenti abbastanza per capire che questo molto probabilmente porterà anche un crollo di consensi, come è successo anche in Italia.